tutorial di oggi sarà tutto inerente a questa piccola attrezzatura. Come potete vedere, veramente è carina, è piccola, dunque non porta via tanto spazio. E che cos'è? Si chiama Gemini Mini ed è una macchina manuale per la fustellatura e per la goffratura. Cosa vuol dire? In pratica, con questa macchina qua, noi possiamo sia ritagliare tantissime forme e addirittura la goffratura. Cosa vuol dire? Significa che noi possiamo, in questo caso, non ritagliare, ma come fare un marchio sopra al foglio di cartoncino o al foglio di carta. Però quello poi entriamo, eventualmente un'altra volta nel particolare. Per ora, la mia idea è stata giusto di comprare questa piccola macchinetta perché avevo intenzione di realizzare delle letterine da mettere, nei miei amigurumi. Ad esempio, la pallina, l'ultimo tutorial che ho fatto è stato come realizzare una pallina di Natale, e eventualmente volevo scrivere, invece che ricamare o cose così, ritagliare delle letterine con scritto qualcosa, o il nome di una bimba, o il nome di una persona, o qualsiasi cosa. Dunque, la prima cosa, il primo pensiero che mi è venuto è avere delle letterine, ed infatti eccole qua. Ho cercato vari tutorial su questa piccola macchina e, ad essere sinceri, in italiano non ne ho trovati, dunque ho dovuto aprire tutto il mio prodotto e fare un po' di prove per capire come funzionava, perché io veramente sono proprio a zero per quanto riguarda questi progetti. Innanzitutto è fantastica perché potete poi creare dei bigliettini da visita, da auguri, potete realizzare veramente tantissime cose, ma questo è tutto un altro mondo che, diciamo, a me interessa, ma relativamente. Quello che mi interessava a me è proprio realizzare queste letterine. Dunque, questo tutorial sarà proprio come utilizzare questa macchina per queste lettere. Queste letterine qua, il mio pensiero era anche poterle utilizzare. Vi ricordate che avevo fatto il tutorial del bruco, dove ogni pallina formava il corpo e su ogni pallina veniva messo il nome, una letterina del nome del bimbo per augurare proprio una nascita. E da lì mi è venuta l'idea, di qualcosa un pochettino più professionale per realizzare le letterine, e ho preso questo. Per quanto riguarda, ve lo dico subito, che per quanto riguarda i prodotti che voi vedete qua, sotto nella descrizione del tutorial troverete dove li ho comprati io. Dunque, voi potete andare già direttamente, vi metto il link, a vedere dove li ho presi, ecco anche i costi eventualmente, se per caso interessano. Ricordo, se volete seguirmi in altri tutorial, iscrivetevi al mio canale YouTube, mi troverete anche su Instagram, su Pinterest, su Facebook, e in questo caso non per questo tutorial, ma per gli altri, tutti gli schemi dei miei lavoretti li trovate sul mio sito verdesmeraldo.it. Bene, iniziamo subito, vi faccio vedere come funziona e come finalmente sono riuscita a realizzare le mie letterine. Innanzitutto vi faccio vedere com'è grande, vedete, non è grandissima, non occupa tanto spazio, dunque potete anche metterla dentro a un cassettino. E come potete vedere qua sotto ci sono delle ventose, perché quando uno gira la manovella per far entrare il proprio lavoro, ha bisogno di una certa stabilità, dunque va bene spinta e lei non scappa, di conseguenza è ben ferma. In questo caso qua io c'ho della pelle antica qua sotto, dunque non utilizzerò questo, ma ho preso sempre su internet questo tappetino piccolino in silicone, vedete, così lo appoggio al mio ripiano e non rischio di rovinarlo. All'interno della scatolina della nostra piccola macchina c'è logicamente il libretto di istruzioni. Il libretto di istruzioni non è in italiano,
è in inglese, in francese, in tutte le lingue tranne l'italiano. Diciamo che lo possiamo capire. Il libretto di istruzioni è composto soltanto da questa facciata qua e basta soltanto guardare i disegnini che già possiamo capire come la dobbiamo utilizzare, molto semplice. Allora, innanzitutto al suo interno troviamo questa formina in plastica, è doppia, vedete qua c'è scritto la marca, dunque va sul davanti, attenzione perché non giratela al contrario. Come potete vedere io l'ho già utilizzata perché ho dovuto fare tutte le mie prove e poi appena vista ero troppo curiosa e l'ho provata immediatamente. E questa serve come involucro, vedete poi dopo poi va inserita qua. E al suo interno va messo il materiale col quale noi vogliamo realizzare le letterine e le letterine o i numeri, in questo caso la fustella. Poi vi danno anche un altro tappetino fatto in questa maniera qua, di plastica, fucsia. Questo invece viene utilizzato sempre mettendolo al suo interno. Però questo serve per la goffratura. In questo caso qua, in questo tutorial qua, io non ve lo faccio vedere perché per il momento non ci interessa. Per quanto riguarda il materiale, a me piaceva utilizzarlo per la gomma Eva, quei pannelli gommosi, mi piacciono tantissimo. Però io vi farò vedere sia il taglio con quello. Ho provato anche il feltro e si taglia, e poi logicamente il cartoncino normale o eventualmente un normalissimo foglio di carta. Diciamo che però all'interno della confezione ci sono soltanto queste cose qua. Dunque, macchina, pannello trasparente, quello per la goffratura, libretto di istruzioni e basta. Dunque, per quanto riguarda le letterine, bisogna andarle a comprare a parte. Però non costano tantissimo, dunque è una spesa che si può fare. La prima cosa che vi farò vedere, questo è un cartoncino un pochettino rigido. Adesso potete prendere dei fogli di qualsiasi grandezza perché dopo li potete tagliare. Come potete vedere, al suo interno non ci va questo, dunque va tagliato. Allora cosa faccio? Io prendo la mia formina perché questo invece è quello che va inserito. Quindi prendo la mia formina e taglio il pezzettino. Non è importante che sia perfetta perché a noi non ci interessa questo. Noi apriamo la nostra plastichina, prendiamo il nostro cartoncino, lo mettiamo qua dopo aver aperto, poi prendiamo le nostre letterine, vi faccio vedere anche perché la prima volta io ho sbagliato. Le letterine qua hanno un bordino e qua invece sono piatte. Dunque loro vanno messe in questo modo, cioè il taglio viene dove c'è il bordino, va appoggiato in questo caso sul cartoncino. Nella confezione, quando ho comprato le letterine, c'era anche questa come finale, qua sotto, così, direi. Essendo troppo grande, vedete, non mi entrava. Allora io l'ho staccato perché qua, vedete, ci sono dei puntini che si possono effettivamente staccare letterina per letterina. Però per non averle in giro io preferisco tenerle così. Diciamo che questo, essendo delle lettere un po' più particolari, a parte la V e la U, che poi uno le può utilizzare lo stesso, io intanto vi faccio vedere come realizzarle con questo classico. Da un lato è sempre meglio tenerle attaccate perché staccate diventa più difficoltoso a una, però se poi avete dei pezzettini di carta di questa grandezza qua, eventualmente vedete potete realizzare una fila, quello sì, sempre per non perdere cose. Vedete, poi dopo andate a chiudere.
inserite nella macchinetta e poi dopo andate a girare. Quando entra tutta la cosa va tenuta stretta e poi girate. Adesso ve la sposto, vi faccio vedere come viene. È un pochettino dura, dunque dovete ci vuole un po' di forza. Mettiamola lì e adesso aprite, tirate via la vostra fustella. Vedete, ci sono delle retterine che rimangono sopra, che poi le andrete a togliere, e poi le retterine tagliate benissimo. Guardate che belle. Questo è un cartoncino, di conseguenza possono essere utilizzate per un biglietto d'auguri. Molto molto belle. E sono anche perfette. Poi ecco, andate a tirare via le vostre letterine dal vostro cartoncino. Poi, per quanto riguarda qua, ci sono anche degli attrezzi che vi aiutano a tirare via le letterine, ma io ancora questi non ce li ho. Vedete, ci sono i buchini, ad esempio io col lago posso benissimo aiutarle in questo modo qua, ecco, senza dover andare a spendere chissà che cosa. E questo è per quanto riguarda il cartoncino, veramente molto molto bello. Ora vi faccio vedere invece con il feltro. Deve essere sottilino, però anche questo ho provato e funziona. Di nuovo metto la base, le letterine messe nel modo giusto, chiudiamo. Adesso vi sposto la macchinetta così. E giriamo. Tenete bene la macchinetta, sentite che sforza un pochettino. Perfetto, via la macchinetta e vi faccio vedere il risultato anche di questo. Anzi, uno potrebbe utilizzare anche questo, che è molto molto morbido. Vedete, poi vengono via benissimo, guardate che belle. Molto bella la L, anzi, la volendo sulla pallina, questo che è morbido, starebbero molto bene e vengono così, ecco. Dopo anche lì i progetti sta a voi poi realizzarli. Vedete, anche qua rimangono, ma uno le tira via con la puntina dell'ago. E anche queste letterine, guardate, belle belle belle, la M. Bene. Ora vi faccio vedere anche come utilizzare con la gomma Eva o gomma crepa. Sono questi fogli gommosi. Anche questi ne ho ritagliato già uno che va perfettamente sul nostro stampino, diciamo così. E poi prendiamo sempre le nostre letterine. E chiudiamo. Giro un po' la macchina e vi faccio vedere.
Per quanto riguarda questo materiale, è più spesso e di conseguenza si fa un pochettino fatica a girare la manovella, però il risultato è molto molto bello. Adesso questi sono da togliere via con della calma. Guardate che belle. Adesso io ce l'avevo con i brillantini, veramente molto. Vengono via proprio perfetti. Non c'è nessuna sbavatura e anche con questo veramente potete fare un bellissimo lavoro. Anche questi per me sono molto indicati per fare delle decorazioni, anche per quanto riguarda le nascite, qualsiasi genere di decorazione, ma anche su dei fogli. Guarda. Come potete vedere, adesso vi ho messo lì sopra i vari materiali e vengono veramente bene. Con questi tre materiali siete sicuri che viene una cosa fatta bene perché li ho già provati io. E poi per quanto riguarda le fustelle, io per ora ho comprato veramente solo queste, però ciò non toglie che di fustelle ce ne sono veramente di tanti generi. Ecco, l'importante è stare attenti alla misura della Gemini Mini. Vedete qua, c'è scritto molto molto bene, vanno bene le fustelle, vedete, 6x3. Questo è molto importante quando uno va a comprare le fustelle per quello. In tutti i modi è una misura per fare prima, ve lo dico subito, guardate, fustelle che vanno, vedete, non oltre gli 8 per 15. Dunque, non devono essere più grandi di questo, altrimenti dentro la vostra macchina non ci stanno. E con questo direi di avervi spiegato come poterlo utilizzare. Dopo sta a voi realizzarla con la vostra fantasia. Potete fare dei biglietti di auguri molto particolari, personalizzati, oltre a fare le decorazioni per tutti i vostri lavoretti. Una cosa veramente interessante, anche perché non costa tantissimo. Ed ecco le nostre letterine, vedete, le ho incollate sulla pallina. Buon anno! Sulla pallina che abbiamo realizzato nell'altro tutorial. Ed ecco, questo è proprio quello che volevo fare io. Se per caso ho voglia di mettere una scritta, qualsiasi cosa, una data, un nome. E su un mio lavoretto fatto con gli amigurumi, io in questo modo lo riesco a fare. E guardate, sono perfette queste letterine. Penso che anche questo tutorial possa essere stato utile. Io con questo vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo tutorial.